Ciao a tutti e ben ritrovati da Dr. Loomis Channel. Sono terminate praticamente le feste natalizie, quindi siamo di nuovo qui a mostrarvi un nuovo unboxing con gli ultimi acquisti che sono arrivati tra fine dicembre e i primi appunto di gennaio. Sono tutti titoli horror o generi affini. Io inizierei con il primo film, sono tutti Blu-ray. Il primo Blu-ray è il film Bunnit Killer Things. Questo film della Spasmo Bunny, questa collana, con un film diretto nel 2015 dal regista di Jonas McCohen, un film appunto non recentissimo, è uscito adesso in Italia, anche se non è mai stato doppiato, quindi ce lo troviamo in lingua originale con i sottotitoli in italiano e anche altre lingue, altre lingue, sì, sottotitoli abbiamo un. Se non sbaglio c'è anche il spagnolo, sì, francese, finlandese, inglese. Questo film appunto che è di origine finlandese. Come trama abbiamo una creatura metà uomo, metà coniglio che miete vittime in montagna dove ci sono un gruppo di ragazzi che sono lì per le vacanze, quindi troveremo sicuramente una bella carneficina. Questo è il retro della cover, vediamo cosa dicono. Delirante cult dal cattivo gusto e dallo splatter demenziale che vi trascinerà in un vortice di follia, risate e disgusto irresistibile. Chiaramente per chi non è abituato a vedere questo genere di film, ovvero film che non vanno presi troppo sul serio, quindi non sono degli horror, diciamo, tradizionali, è sconsigliato. Invece per chi come me piacciono anche questo genere di film, quindi anche come film come La Troma, sono film dove mescolano sia l'horror con anche la commedia. Per quanto riguarda il comparto audio, abbiamo detto che comprende la lingua sia l'inglese che la lingua d'origine, quindi il finlandese 2.0 e rispettivamente 2.0 e 5.1. Interessante anche molto i contenuti extra presenti in questa edizione, ovvero abbiamo uno speciale curato da Horror Dipendenza, da Silvia della Horror Dipendenza, che ne approfitto per salutare. Disasters, i conigli killer, è un documentario di circa 15 minuti, molto interessante, che parla appunto di vari film con protagonisti i conigli killer che vanno dalla lunga Notte della Paura, film girato nel 75 in poi. Rimanendo sempre nel tema delle commedie trash, horror commedie, diciamo, abbiamo invece un altro capitolo della collana Tromaland, ovvero Troma's War. Questo film girato nel 1988 dal carissimo Lloyd Kaufman, qui insieme all'altro regista Michael Hertz. Qui abbiamo invece una pellicola, appunto, che come posso dire, tra i vari film della Troma è quello forse più serio, più impegnativo, diciamo. Questa pellicola che mescola vari generi, dall'azione, alla commedia, un tocco di appunto di horror. C'è un po' di tutto. Sinceramente, questo film l'ho visto in lingua inglese tantissimi anni fa, quindi non vedo l'ora di rivederlo adesso anche con i sottotitoli, in quanto appunto anche questa pellicola non è mai stata tradotta in lingua italiana, quindi abbiamo la lingua inglese con i sottotitoli in italiano. Questa è un'edizione limitata, troverete sia l'edizione standard e l'edizione limitata, dovrebbero essere al massimo 100 copie, sì, la mia è la numero 71 su 100. La differenza fra l'edizione limitata e quella standard chiaramente è la slip che vediamo qui nelle sue varie angolazioni. Troma's War, questo è il secondo capitolo della collana. Spero che prima o poi arrivi anche il più celebre Toxic Avengers in Blu-ray. E qui abbiamo invece la Marai. Ecco qua. Per quanto riguarda invece la trama, è piuttosto semplice. Parla di un aereo con a bordo un gruppo di cittadini della città di Tromaville che precipita su un'isola che è apparentemente inesplorata, però questi sopravvissuti poi scopriranno ben presto che
Il luogo, diciamo, è in pratica il campo di esercitazione di una banda di terroristi intenzionati a rovesciare il governo degli Stati Uniti d'America. Quindi già la trama comunque è abbastanza semplice. Il film, peraltro, vinse il Fantasporto Critics Award nel 1990. Per quanto riguarda invece i contenuti extra, anche questo ha diversi contenuti extra, non tanti quanto la prima edizione della Tromaville, ovvero Poltergeist, però anche qui ci sono delle interviste con il regista Kaufman, c'è un commento audio anche se questo purtroppo non è sottotitolato in italiano, esattamente come non lo era nemmeno del film Poltergeist. Però complessivamente è un prodotto molto valido, ricordo appunto che ha soltanto l'audio inglese. In questo caso abbiamo un 2.0 inglese DTS HD, i sottotitoli invece ci sono appunto sia in italiano che in inglese. Mentre ora passiamo ad un altro titolo piuttosto atteso del 2020, ovvero è il film From Beyond, che fa parte della nuova collana CM Cult. Questo è un film degli anni 80, diretto dal grande Stuart Gordon, regista di Reanimator. Qui andiamo sul campo horror fantasy, horror fantascientifico. Come attore protagonista, anche qui abbiamo Jeffrey Combs, anche lì ritorna a lavorare appunto con Stuart Gordon dopo Reanimator. From Beyond possiamo acquistarlo in due varianti: c'è la cover artwork A, che è questa qui, potete vedere in le sue varie angolazioni, questa edizione Mediabook. Mentre esiste anche una variante B che è di un colore più viola, più psichedelico, come potete vedere. Per quanto riguarda la limitazione, sono edizioni limitate a 500 copie, sia l'edizione appunto con la variante A che quella invece con la variante B. La mia, ad esempio, trovate qui 355 dietro il bollino. Per quanto riguarda la qualità video, non ho avuto modo di vedere tutto il film, però sono rimasto davvero soddisfatto per quanto riguarda la qualità. Ero abituato a vedere questo film in un formato di VIX davvero scarso, perché appunto in Italia non era mai uscito, neanche in DVD, mentre adesso appunto possiamo vederlo in una qualità davvero, davvero ottima. Per quanto riguarda il comparto audio, abbiamo la lingua italiano in 2.0. In inglese DTS e c'è anche la lingua tedesca. Io peraltro il film l'avevo ordinato tramite DVD Store mi aveva mandato una mail dicendo che c'era un errore per quanto riguarda questo prodotto, ovvero che mancava la lingua tedesca, mentre come possiamo poi visualizzare all'interno del disco la lingua tedesca è invece presente. Diamo adesso uno sguardo anche all'interno dell'edizione, ovvero ripeto sempre in formato Mediabook. Troviamo il disco sulla sinistra, troviamo il disco del DVD con i contenuti extra che li andremo ad elencare tra poco, mentre qui abbiamo un booklet fissato all'interno del Mediabook con tantissime immagini, tantissime informazioni sia in lingua inglese, ovvero prima c'era la lingua inglese e poi viene tradotto anche in lingua italiana. E le immagini, tantissime fotografie all'interno. Sono tantissime pagine, sono 29 pagine. E qui abbiamo invece il disco Blu-ray con il film. Per quanto riguarda i contenuti extra, che sono tutti all'interno del disco bonus, qui abbiamo un extra The Doctor's Inn, che è un'intervista di 13 minuti. Poi abbiamo Gothic Adaption, un'intervista con lo scrittore Dennis Pauli che dura 16 minuti. Dopodiché abbiamo una riflessione con Stuart Gordon di 8 minuti. Poi abbiamo un'intervista sul montaggio che dura 4 minuti. Poi abbiamo un altro speciale con Stuart Gordon di 18 minuti. Poi un altro extra Monsters Slim dei 20 minuti. Un'altra intervista con Richard Band di 4 minuti, infine uno speciale sullo storyboard che dura 1 minuto. Bene, mettiamo da parte adesso un attimo le uscite in Blu-ray, vorrei mostrarvi adesso anche un altro mio recupero.
che non ha a che fare con i film, ovvero ha a che fare con i film, ma non è un Blu-ray, ovvero è un altro pezzo della Living Dead Dolls, in questo caso è dedicato al film Zombie di Giorgia Romero. Già in passato, in altre mie unboxing, vi avevo mostrato invece l'edizione che è riguardante Halloween e credo anche Regan dell'Esorcista. Mentre qui abbiamo appunto un personaggio in miniatura baby, diciamo, del film Dawn of the Dead di Giorgia Romero. Ne ho ordinato anche un altro con un altro personaggio sempre del film Zombie, che vedremo poi in un altro unboxing. Questa è, vediamo, la confezione fronte retro, e ora apro un attimo il box per mostrarlo anche all'interno. Vediamo fuori, ecco qua, vediamolo. Questa è la mia quarta personale confezione della Living Dead Dolls. Ne esistono tantissime, alcune costano poco, alcune costano tante, dipende anche dalla reperibilità. Ripeto, me ne sta arrivando anche un'altra, sempre di Dawn of the Dead, e a breve vi farò comunque vedere anche quella. Bene, termina qui questo unboxing dedicato a Blu-ray usciti di recente, e anche appunto questa bambola della Living Dead Dolls. Io vi ringrazio di avermi seguito, se vi è piaciuto il video metteteci pure un like, e noi ci rivediamo al prossimo unboxing. Ciao a tutti!